su Topolino numero 3511 è andata in scena l'ennesima puntata degli Time Machine Misadventures, una serie che veramente sta presentando una serie di disavventure non solo di Paperino e soci, ma anche degli autori. E la storia pubblicata su quel topolino, Missione Telefono, è probabilmente una di quelle che mi ha fatto, diciamo così, girare le scatole più di tutte. E questo è uno dei due motivi per cui alla fine non ho pubblicato questo video contemporaneamente o quasi con la presenza in edicola del numero. L'altro motivo è perché comunque avevo già in programma di realizzare e pubblicare un video a tema matematico, visto che il 14 marzo del 2023 sarebbe stato il P-Day con l'uscita del Carnevale della Matematica numero 167. Per cui mi sembra un buon momento per andare ad esaminare la storia e cercare di raccontare decisamente meglio della storia alcuni dettagli che effettivamente non tornano. La storia vede Paperino tornare indietro fino al 1876 a Filadelfia durante l'esposizione universale. La sua idea è quella di utilizzare l'unico dollaro che gli è rimasto in tasca per acquistare una qualche meraviglia proprio dall'esposizione universale. Poiché il biglietto per entrare era mezzo dollaro, possiamo considerarlo quindi quel mezzo dollaro dell'epoca più o meno come una ventina di euro, qualcosa del genere della nostra epoca, Paperino decide di girare per la città cercando, magari a un buon prezzo, qualche bel ammenicolo per la sua fidanzata e trova in una casa della città un tizio che sta facendo una vendita al dettaglio di oggetti che ovviamente vuole vendere per liberare magari spazio in casa e quindi, perché no, tirare su qualche soldo. Paperino acquista una lampada proprio per un dollaro, pagandola col suo dollaro del futuro. Una volta che Paperino rientra, scopre di aver cambiato la storia e in particolare di aver fatto sparire il telefono. Ora, il 1876 effettivamente fu un anno fondamentale per il telefono, perché in quell'anno Alexander Graham Bell presentò il suo brevetto per il suo telefono. Inoltre presentò la sua invenzione proprio all'Esposizione Universale del 1876. Inoltre, se osserviamo bene i disegni di Pastrovicchio, vediamo che la persona che sta vendendo la lampada al prezzo di un dollaro a Paperino assomiglia proprio a Bell. Un Bell però leggermente più vecchio rispetto a quello che ci si aspetterebbe nel 1876, epoca in cui ha all'incirca una trentina d'anni. Già il fatto che Bell non sia riuscito a presentare il brevetto per l'invenzione del telefono all'ufficio brevetti a causa di quel dollaro proveniente dal futuro, come ha confermato lo stesso Bell in un dialogo che vediamo più avanti, fatto insieme con la madre, è in qualche modo un'assurdità per ben due motivi. Il primo motivo è che siamo già nel momento dell'esposizione universale, quindi Bell non poteva essere ancora in attesa di avere il brevetto per il telefono per poi poterlo presentare all'esposizione universale. Doveva già averlo presentato perché doveva già essere indicato all'interno degli ospiti, diciamo così, degli inventori presenti nell'esposizione. Il secondo motivo è che Bell non aveva nessunissimo bisogno di fare una vendita all'incanto, diciamo così, per tirare su i soldi per il brevetto, perché semplicemente l'invenzione del telefono gli fu finanziata interamente dal suocero. All'epoca Bell era fidanzato con Mabel Hubbard, che era stata sua studente, e già Bell aveva iniziato a insegnare all'università abbastanza presto. Ed era una ragazza sorda. E questo fatto aveva spinto Bell a impegnarsi, insieme al fatto che anche la madre era sorda, per creare un'invenzione che permettesse di comunicare con la madre e con la fidanzata, che sposò l'anno dopo l'esposizione universale, cioè nel 1877. Per cui, capite bene, il suocero aveva un certo interesse nel finanziare Bell nelle sue ricerche.
Inoltre, in ogni caso, Bell non era l'unico che stava lavorando su un'invenzione di questo genere. Invenzioni simili erano state valutate nei decenni precedenti da inventori come Charles Bourcel e Innocenzo Manzetti, però limitandoci al periodo più o meno contemporaneo con quello di Bell, troviamo oltre al nostro Antonio Meucci anche Elisha Gray, col quale Bell ebbe la disputa più importante, insieme con quella poi con Meucci, relativamente alla paternità dell'invenzione del telefono, e Johann Philipp Reis. Quest'ultimo in effetti presentò la sua invenzione in Gran Bretagna 2 anni prima che Bell depositasse il suo brevetto a Filadelfia. Non solo Edison si interessò all'invenzione di Reis, per cui è molto probabile che nell'ipotesi in cui Bell per un qualche motivo non fosse riuscito a presentare il brevetto nel 1876, molto probabilmente appunto sarebbe stato Edison, grazie a Reis, a ottenere il telefono. Telefono che, tra l'altro, venne migliorato proprio da Edison più o meno un paio di anni più tardi, proprio grazie ai suoi lavori sui microfoni. Per cui è altamente improbabile che il telefono sarebbe scomparso dalla vista di Paperino, pur ammettendo le difficoltà economiche di Bell, che, come abbiamo visto prima, non c'erano. Quindi, da dove sono spuntate fuori? È illuminante ancora una volta il dialogo tra Bell e la madre. A un certo punto la madre dice a Bell che forse la sua invenzione è stata rifiutata a causa del nome, cioè telettrofono. Telettrofono è il nome che diede alla sua invenzione Antonio Meucci. Già, proprio quell'Antonio Meucci che presentò giusto qualche anno prima il brevetto del suo telettrofono. Brevetto che provò a rinnovare di anno in anno, ma che effettivamente nel 1876 non aveva rinnovato, a suo dire, per mancanza di fondi. Alcuni critici affermano che questa probabilmente è una scusa perché magari non arrivò in tempo o quale altro motivo. Perché comunque in anni intorno al 1876 Meucci propose dei brevetti che costavano anche più dei $10 necessari per il rinnovo del brevetto del suo telettrofono. Il punto è che il riferimento al telettrofono di Meucci rientra all'interno, insieme con le sue difficoltà economiche, a una descrizione di un Meucci più che di un Bell. E quindi sembra quasi che il nostro Artibani abbia fatto una specie di mashup tra i due inventori. La storia quindi raccontata all'interno di Topolino 3511 non solo non è per nulla aderente alla storia di Bell, ma fa un mischione di cose che effettivamente forniscono un pessimo servizio non solo a Bell e a Meucci e al telefono stesso, ma anche al lettore e al settimanale Topolino che l'ha pubblicata. Topolino, se vogliamo, l'unico errore che ha fatto è stato quello di non inserire una redazionale che spiegasse in realtà la vera storia del telefono. Ma ovviamente non ci avranno pensato perché la storia non è di produzione italiana, nonostante gli autori italiani, ma di produzione estera. Per cui, se chiudiamo il cerchio alla fine, abbiamo di fronte una pessima storia, ma pessima non perché scritta male, ma perché fa veramente un pessimo servizio. E, onestamente, una cosa di questo genere vale forse anche peggio di una storia, appunto, scritta male. Invitandovi, come al solito, a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, non mi resta altro che dirvi saluti a tutti!